Agosto è anche il mese delle pesche. Noi in Friuli, esattamente a Fiumicello, abbiamo e possiamo vantare una delle tre zone più importanti d'Italia per la qualità delle pesche. Molti di noi non lo sanno, ma questa è la verità. Fiumicello ha un microclima particolare, vicino al mare, ha terreni ricchi di acqua e quindi è adatto all'agricoltura in generale, però ha nelle pesche e negli asparagi, i primi asparagi, le primizie degli asparagi friulani vengono da quell'area, ha nelle pesche, dicevamo, uno dei punti di eccellenza. Mese d'agosto ha le pesche gialle, specialmente dopo verso fine agosto, sono quelle pesche grandi che siano molto, ormai sono quasi sparite sul mercato e hanno una qualità straordinaria, profumo, sapore, croccantezza. Le raccolgono mature perché raccolgono direttamente dal produttore, molti produttori vendono direttamente, per cui il consiglio è di andare da loro. Noi siamo andati da uno di questi, che è Enrico Bianchini, che ha questa produzione di eccellenza, ha vinto diverse volte delle gare per la miglior pesca di Fiumicello. Bene, c'è una curiosità, c'è una riflessione che Enrico mi ha fatto. Noi, dice, avremo bisogno dei sommelier come nel vino, perché le nostre pesche vanno raccontate al consumatore. Purtroppo nella grande distribuzione questo non avviene e quindi stanno cercando delle alternative a negozi e alla distribuzione in proprio, alla vendita in proprio, per poter superare questo ostacolo, perché la qualità va raccontata, va spiegata al consumatore. Il prezzo, che è maggiore delle altre, deve essere giustificato e spiegato. E questo è quello che sta cercando di fare. Quindi nella sua logica è una forte innovazione per quanto riguarda anche la maniera di distribuire il prodotto. Vi diamo in chiusura una ricetta. Voi sapete che in Friuli le saghe delle pesche erano una tradizione. Noi conosciamo la pesca anche consumata insieme al vino rosso con un po' di zucchero. E noi vi diamo una ricetta che è stata leggermente rielaborata da uno chef molto importante e ve la leggiamo perché deve essere precisa ed è difficile ricordare esattamente. Allora, pesca in bicchiere con gelato e basilico, 4 pesche pasta gialla mediamente mature, un succo di mezzo limone, 200 g di sciroppo di zucchero che viene fatto con 100 g d'acqua, 100 g di zucchero portato a bollitura e fatto raffreddare, 2 bicchieri di coglio bianco, vino bianco, quindi o un vino bianco non aromatico, 4 palline di sorbetto alla pesca, 4 germogli di basilico greco, 4 biscotti secchi. Vedete che è un po' complessa. Allora, pelare le pesche e tagliare a spicchietti sottili, macerare quindi la frutta così tagliata nello sciroppo di zucchero e metterla in frigorifero per un paio d'ore, disporre le pesche macerate prive di sciroppo in 4 coppe tipo quelle del Martini, aggiungere quindi il succo di mezzo limone e lo sciroppo fino a coprire la frutta per 2/3, insaporire il tutto con il vino bianco, disporre quindi al centro di ogni bicchiere una pallina di sorbetto alla pesca, guarnire con un germoglio di basilico e un biscotto secco. Buon dessert!